L'INPS con la circolare N. 14 del 2023 dichiara che aumenteranno gli importi delle indennità NASPI e DISCOL. Quindi anche NASPI e DISCOL beneficiano della rivalutazione dell'8,1%. Va precisato però che le regole per il calcolo di NASPI e DISCOL restano le stesse e non si assiste a nessun cambiamento nello specifico. La NASPI aumenta. Cosa sta succedendo? Formatonius, per calcolare la NASPI, si prende come riferimento l'imponibile medio riferito agli ultimi 4 anni. Ne spetta il 75% fino a un certo importo, mentre della restante parte ne viene riconosciuto il 25% fino a raggiungere l'importo massimo. Cosa accade nel dettaglio? Cerchiamo di comprendere cosa accade nello specifico, a seconda dei calcoli effettuati per le diverse categorie. Nell'anno 2022 la NASPI è stata pari al 75% dell'importo dello stipendio medio, fino a 1.250,87 euro. Nel 2023 i suddetti importi cambiano in questo modo, seguendo il seguente schema: fino a 1.352,19 euro ne spetta il 75%, oltre questa soglia ne spetta il 25%. La NASPI non può superare comunque una cifra specifica, ossia quella dei 1.470,99 euro. L'importo massimo della NASPI sale di un determinato valore, ossia circa 120 euro al mese. Se si considera un caso pratico si può comprendere meglio di cosa si tratta, infatti all'atto pratico consideriamo una persona con retribuzione media lorda di 1.400 euro. Nel 2022, l'importo dell'indennità a lui spettante era così calcolato in questo modo e seguendo il seguente schema: 75% di 1.250,87 euro, 938,15 euro, 25% della quota restante, quindi 149,13 euro, 37,28 euro. Aveva diritto a 975,43 euro. Nel 2023, invece, la NASPI con la stessa retribuzione verrebbe così calcolata rispettando il seguente schema: 75% di 1.352,19 euro. Segno di integrazione salariale corrisposto dal FIS. Una cifra che in ogni caso non può superare una determinata soglia dei 1.400
321,53 euro al mese, importo che scende al valore di 1.244,36 euro se si considera la trattenuta del 5,84% prevista dall'articolo 26 della legge n. 41 del 1986, circa la disoccupazione agricola, erogata sulla base dei massimali CIG 2022. Ne risulta che quest'anno l'importo massimo della disoccupazione agricola sarà pari a 1.222,51 euro,